Quinto punto, approvazione del bilancio e previsione dell'esercizio finanziario 2012. Relazione previsionale programmatica, bilancio triennale 2012-2014 per le pubbliche relativi allegati. Era tutto nel faldone e passerei la parola al professor Roberto che integra la relazione Ma questo rumore di leggere sto della pubblica. Belle notizie. Bilancio di previsione programmatica 2012 fortemente condizionato dall'alta quota di dovuto al rimborso dell'alta di mutui contratti, che ha raggiunto in questo momento l'imponente cifra di 313.000 euro gravanti sulla parte corrente del bilancio. In questi mesi la Giunta ha provveduto alla riduzione delle uscite correnti, alla razionalizzazione delle spese e andando poi a fare un lavoro di ricerca di monitorare tutto quello che sono effettivamente speso, un lavoro che non è semplice, penso non sia ancora finito. Ma a fronte di una sostanziale ulteriore incomprimibilità, sia necessario agire anche sul fronte delle entrate, per curare innanzitutto l'evasione dei tributi negli esercizi precedenti, procedendo poi a una verifica attenta e attenta analisi delle sacche di evasione che vengono evidenziate dalle lavorazioni degli uffici. Non in particolare quello delle entrate minori riscontrate sull'ICI delle aree pubblicabili che dovranno andare ad essere recuperate. Le entrate derivanti dai proventi per il rilascio di concessioni edilizie incassate durante l'esercizio 2011, che ammontano a circa 80.000 euro, sono in gran parte utilizzate per coprire parte delle spese correnti. Purtroppo, anche per il 2012, questa prospettiva rimane, cioè di dover intervenire su spese correnti con queste entrate. L'assessore dell'ufficio tecnico per il 2012 in merito ai proventi derivanti da oneri di mobilizzazioni e contributi di costruzioni è di circa 168.000 euro, di cui 102.700 euro per essere precisi, necessari per coprire il disavanzo strutturale delle spese correnti. Per quanto attiene agli interventi previsti in conto capitale, gli stessi sono meglio dettagliati nel piano delle opere pubbliche del triennio 2012-2014 allegato al bilancio. Tali interventi sono estremamente ridotti, in quanto non vi è alcuna possibilità di contrarre ulteriori mutui. Il Comune di Ossimo ha un debito accumulato di 3.480.000 euro, dei quali 1.448.000 euro contratti solo negli ultimi 2 anni. Questo debito enorme non solo non permette tornette a nessun tipo di nuovo mutuo o di investimento, ma impedisce un altro aspetto molto importante, che è quello di poter accedere a contributi pubblici che prevedono quote di compartecipazione, portandoci a dover rinunciare anche a opportunità non indifferenti. Questo nonostante l'emergenza purtroppo permangano, anzi aumenti, si possono fare parecchi esempi della manutenzione più ordinaria, delle asfaltature, marciapiedi, a interventi più strutturali su fognature e reti tecnologiche. Questa situazione è comunque destinata a perdurare anche per il prossimo futuro, sicuramente per l'impegno che ci prospetta davanti. Di fondamentale importanza quindi per qualsiasi tipologia di nuovo investimento saranno gli accordi negoziali con i privati, quindi consentire la realizzazione di opere pubbliche con apporti di capitali o di interventi realizzativi direttamente ai privati. Infine si dovrà procedere alla drastica riduzione dei contenziosi con i privati, contenziosi che negli ultimi 5 anni sono costati al Comune di Ossimo 64.155 euro per spese legali ed accessorie. Sicuramente questa è una voce che vale tutto, ma non solo per una questione economica, ma perché sicuramente anche la strada del dialogo, la concertazione in determinati casi è quella più opportuna per un'amministrazione rispetto a quella del contenzioso legale, sicuramente. Se poi vi importi sono anche questi motivi in più. In conclusione di questo quadro, poi all'opera certamente di tutte fosche, si vuole comunque dare anche un messaggio di speranza e di ottimismo per il futuro. L'impegno della Giunta dell'amministrazione, oltre che nella razionalizzazione delle risorse disponibili e nell'inversione della tendenza che ha visto un massiccio uso di oneri di urbanizzazione e dismissione del patrimonio comunale, come ho detto prima, va sicuramente nell'ottica di continuare a intervenire, appunto come si diceva prima, cercando nuove soluzioni, nuove possibilità e nuovi sviluppi per il nostro territorio, perché comunque non bisogna restare fermi. Questo obiettivo sicuramente occuperà una parte del quinquennio di governo,
deve portare all'equilibrio stabile della parte corrente del bilancio e alla gestione degli investimenti in conto capitale, utilizzando maggiormente le opportunità derivanti da contributi e finanziamenti esterni, oltre che da proventi di oneri di urbanizzazione, nel rispetto del territorio che possa diventare finalmente un potenziale produttore di ricchezza durevole e non tradursi in mero progressivo depauperamento naturalistico. Questa è la relazione al di là del bilancio, sul merito delle opere, quello lei tu, Cristian, mi parlo di te, non so se lo vedi. Io ero all'interno del faldone, comunque ne do lettura almeno giusto per rinfrescarci le idee. Sistemazione strade del centro storico di Osimo Superiore, parcheggio pubblico ogni santi, recupero vasca di parrulia di momento prodotto, messa in sicurezza di via Santa Barbara, parcheggio via Regalantuomo, sistemazione marciapiedi di Marconi, rifacimento Dossi, parcheggio via San Rocco, parcheggio di via Nuova PL d'Asilo 2, con partecipazione spesa allargamento strada provinciale 5, in accordo con i comuni di Borno, Lozio, Malegno, comunità montana e provincia, ampliamento in piedi. Che è la parte appena sotto Malegno, prima della curva. Prima e dopo. E se bastano anche dopo. Bisognerà fare i conti poi con i soldi che verranno spesi, però ecco, l'intervento dovrebbe prevedere l'ultimo allargamento previsto sull'SP5, cioè sia prima che dopo la curva del vento. Ampiamente impianto di illuminazione pubblica, soprattutto per i PL che ormai sono in via di ultimazione, asfaltature strade comunali, opere di urbanizzazione completamento PL, croce, quota a carico del comune, spese funzionamenti con aree colli per lavori municipali, eliminazione di barriere architettoniche, acquisto macchina operatrice, acquisto spargisale, restauro vecchio cimitero Ossimo Inferiore, recupero saltelle votive e adeguamento sede CDA di Ossimo Inferiore. Per CDA si intende il centro di urno anziani. Vi sono alcune opere in cui c'è la cifra simbolica di 1000 euro, se non sbaglio, aspettate. Dov'è che... No, questo è il piano delle opere in conto capitale, in cui non sono tutte segnate. No, niente. Ce ne sono alcune che dobbiamo tenere in bilancio. Ecco. In attesa dei tempi migliori, che sono sistemazione al centro storico di Osimo Superiore, parcheggio di Dio di Santi, che per i quali se venisse un finanziamento contributo improbabile, ma se è stato fare qualcosa, abbiamo già in bilancio, visto che c'è già la progettazione e che in caso non lo facciamo per dei problemi con la regione, in quanto il contributo che è stato erogato andrebbe restituito. Però purtroppo non c'è modo per finanziarli. Comunque è una situazione abbastanza drammatica e non ci nascondiamo. Però questa è la situazione reale del comune, senza di far polemica. Vi sono osservazioni? Ok, siccome era legato al bilancio, non volevo tediarvi, però se volete ne do lettura. Allora, per l'anno 2012, non le lavori pubblici, allora, sono già inserite dentro, aspettate che vado a prendere i documenti. Nuovo impianto di depurazione per l'acqua e la zona destra o inferiore che dovrebbe essere
teoricamente il completamento della depurazione a fronte della costituzione, se tutto va bene, il condizionale d'obbligo con la società che abbiamo deliberato nell'ultimo consiglio comunale, società di servizi idrici di Valle Camonica, che dovrebbe completare la depurazione. E ovviamente noi dovremmo trasferire una quota parte dei proventi dei ruoli dell'acqua, stimati tra il 22 e il 25% di aumento della tariffa per poter far fronte a queste spese. Questa operazione è vero che porterà a un aumento della bolletta dell'acqua, ma è vero anche che siamo ben lontani, quasi divisi a metà rispetto alla quota prevista dall'ufficio d'ambito sul metro cubo del pagamento dell'acqua. E dunque è un'operazione che ci consentirebbe di gestire ancora in economia i nostri acquedotti e le fognature e non entrare in un calderone qual è l'ufficio d'ambito della provincia di Brescia, ma fare un subambito di fatto e soprattutto far risparmiare i nostri cittadini il fatto di non pagare dall'euro 20 all'euro 30 l'acqua al metro cubo. Collettamento acqua e reflue, balzello della FI è l'ultimo, è legato a questo. Ampliamento di pubblica illuminazione, sfaltature e strade comunali, eliminazione di barriere architettoniche, la riqualificazione parco Cerretto, pannelli fotovoltaici da realizzare su edifici pubblici, con partecipazione spese manutenzione strada Osso e Monozio, in copartecipazione con la comunità montana e la provincia di Brescia, manutenzione strada del Brennar, manutenzione strada di Monti, manutenzione strada Agolo, completamento lavori strade, dossi delle sorti, sistemazione valga Sileru, sistemazione valga Prani e Mignone Onder, acquisto spargi sale, perché sono quote vincolate sempre, perché lo stiamo prendendo pure quello a rate, perché non avevamo nemmeno i soldi per comprare lo spargi sale. 100 servizi polifunzionali nel 2014, ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica, asfaltature strade comunali, eliminazione barriere architettoniche, nuova strada di penetrazione all'interno del PLU Marconi, acquisto spargisale, che non sparisce. Questa è la lettura del piano delle opere. Vi sono osservazioni? Devo chiedere un chiarimento. Sempre nel cordone di Settore, ma sul sindaco, c'è un duplice aspetto. Un programma opere in conto capitale triennio e un altro aspetto dove c'è scritto il piano lavori pubblici triennali 2012-2014. Ora il piano opere in conto capitale, sono previsti investimenti di 1.289 euro per il 2012, 1.281.600 per il 2013 e 663.483 per il 2014. Nel piano lavori pubblici triennale sono previsti per il 2012 700.000 e non più 1.200.000. 896.107 del 2013 e 1.231.000 e 623.000 per il 2014 anziché 663. Non volevo, se è possibile, capire. Allora, a livello tecnico magari il responsabile del servizio regionale potrà dare spiegazioni. Ma mi sembra di sapere che la normativa prevede questo, la divisione di delle opere in conto capitale che superano i 100.000 vanno inseriti in un piano e dunque se si fa la somma dà un certo valore. Se invece nell'altro si mettono dentro tutte le somme, tutte le opere, ovviamente aumentando la somma, dà un altro valore. Non è un errore tecnico,
è perché la normativa prevede questa suddivisione, ma questo già dagli anni passati. Ma il piano dei lavori pubblici comprende quindi tutte le opere sopra i 100.000 e nel piano delle opere in conto capitale le abbiamo indicate tutte, quella da 1.500, per cui veramente... Sì, ecco, se può far piacere, questa cosa l'ho scoperta anch'io quando ho firmato la delibera, perché ad un certo punto mi sono trovato con molto imbarazzo di fronte a questa discrepanza e praticamente la normativa mi ha specificato bene il responsabile che prevede questo, cioè è solo un fatto tecnico, basta. Poi volevo chiedere ancora un chiarimento in merito all'anno 2013 dove è prevista la riqualificazione del parco Cerreto per un importo complessivo di 80.000 euro previsto di finanziare con un contributo regionale, con tutti i privati. Allora, diciamo che noi crediamo nella divina provvidenza e speriamo che possano essere banditi dei bandi appunto per ricerca di contributi e spesso e volentieri quando vai alla ricerca di contributi comunque una delle clausole che ti si chiedono sono quelle che almeno siano inserite nel piano delle opere pubbliche in modo che tu possa dimostrare che nelle tue intenzioni ci potesse essere. Ecco, non posso rispondere se lo faremo. Quantomeno noi lasciamo aperto lo spiraglio che qualsiasi punto di vista possa essere bandito un contributo per a fondo perduto o comunque con partecipazione del comune che poi vedremo se riusciremo poi a finanziare per la riqualificazione del Cerreto, noi l'avremmo detto perché comunque noi riteniamo questa zona al di là per la nostra gente una cosa alla quale sono molto legati e in questi giorni e in questi ultimi mesi si può vedere quanto interesse c'è verso questa zona e ovviamente noi riteniamo che sia un punto a favore del comune che possa portare a una riqualificazione turistica in senso turistico ovviamente del nostro paese stesso diciamo. Se non vi sono altre osservazioni, io vorrei in votazione, poi con l'immediata esecutività. Possiamo fare una votazione unica? No. Allora, come votazione? Bilancio approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, relazione previsionale programmatica, bilancio triennale 2012-2014, piano delle opere pubbliche relativi allegati, favorevoli, astenuti, contrari. Immediata esecutività, favorevoli, astenuti.